Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti nel vlog di Capodanno. Oggi è la vigilia di Capodanno, è il 31 e festeggiamo insieme appunto, ma in realtà, devo sistemare prima tutta casa perché abbiamo fatto i profiterol, sono venuti molto bene, nel senso almeno a livello visivo e olfattivo sembrano quelli, e vabbè li assaggeremo dopo cena come dolce per vedere se effettivamente sono buoni, però è stato anche abbastanza divertente farli e abbiamo scoperto che non dobbiamo tenere le uova vicino a Zoe perché a quanto pare le prende e le butta per terra. Oddio, bene, aspetterò un po' prima di ricominciare a chiarellare in cucina se c'è anche Zoe, credo, perché se ci sono le uova penso che sia un pericolo. Comunque, fatto sta, abbiamo preparato un sacco di giochi per questo Capodanno, e però prima devo appunto sbrigarmi a togliere un po' di cose perché appunto abbiamo cucinato, quindi ho un po' di cose in mezzo e ho le cose in mezzo da cucinare, quindi per il primo e il secondo che faremo, quindi niente, oltretutto fa molto ridere perché vabbè, dopo vi spiego per il secondo perché dopo vi spiego. Oltretutto mi sbrigo adesso perché Zoe sta dormendo e quindi mi sbrigo a fare le ultime pulizie di casa prima che si svegli tutto qui. Anche la mia principessa. Mi sto cucinando. Sì. Ok, parte numero uno del nostro Capodanno. Ci stiamo mettendo a fare una partita a risico. Coca-Cola. Esatto, stiamo brindando con Coca-Cola, patatine, aperitivo e risico. Cos'è? È l'aperitivo di Capodanno. Yes. Dove sta il manistretto? Cheers. Ho apparecchiato io la tavola. Io, me stessa la... Yum. Primo piatto, broccoli e salsiccia. La pappa, Zoe! È buonissima! Yay! Stavamo cenando e ci siamo accorti che il cane si è messo... Caio! Ma sei comodo? Ma perché? Questa me la spieghi poi, Caio. Guarda la faccia. Sta peggiorando di minuto in minuto. Ma è sconsolatissimo. Quanto è sconsolato sto cane. Ci siamo fermati dalla cena perché Zoe ha dato di stomaco. Quindi alla fine abbiamo mangiato solo il primo e mangeremo solo il dolce. Quindi niente secondo. Abbiamo preparato della carne, delle cose. Niente, no, perché si sente male. Adesso sta qui che sta un po' così. E abbiamo ovviamente i cagnolini qui. Per ora sono calmi perché per ora si sono calmati un po' dai botti. Non ne fanno tanti ma non so dirvi se dopo ci saranno più botti oppure no. Ma penso che si sfogheranno tipo tutti verso, verso mezzanotte. Penso che ci sarà il delirio qui. E, però almeno per ora vicini vicini adesso non ne stanno facendo. Cioè quelli proprio vicino qui non ce ne sono, quindi speriamo. E abbiamo spento tutte le luci, abbiamo acceso le lucine di Natale per fare un po' di ambient. E stiamo giocando a... Com'è che stiamo giocando? L'impiccato. Stiamo... Dov'è? Ah, le sta azzeccando tutte, ma questa no perché è difficile. Bello giocare all'impiccato con tutte le lucine. Ok, tocca a me. E no, non ha detta. Fammi vedere la parola, giramela. Allora, questa e questa. Quanto sono cattivi quelli che fanno i bot? Quanti? Sì. Quanto sono cattivi? Non tanto cattivi? Sono brutti? Brutti e cattivi? Brutti e cattivi. Povero Caio, tutti brutti e cattivi. Guarda il gatto là sopra. Credo che questa partita non finirà mai, giusto per dirvelo. Nessuno dei due ride. Scusami. Nessuno dei due ride. Oh, Zoe con l'acqua. Tu, tra me e basta. Caio. Ah, ok, Caio. Quanto sono simpatico. Tra me e Caio. Ah, no. Chi butteresti da un ponte? Ah no, scusa te. Ah,
Non avrei mai voluto dire Caio. Chiedo scusa a Caio ufficialmente, questo è il mio video scusa. Che ore sono? Un po' è l'ora della gelatina. Della gelatina al burro. Al burro. D'arachidi. Momento del dolcetto. Che bello. Non mi sembra bellissimo come è uscito. No, che bello che me lo mangiano. Che bello il profiterol. Assaggiare il profiterol? No, stai attenta in generale. Stanno ancora giocando al gioco. Che gioco? A chi ride per primo. Ma quale gioco? Stiamo giocando al gioco di ride per primo. Che graditino. Mangia amore, così. Tutte le potate che ci stanno. E come faccio a prendere? Devo iniziare da sopra per forza. Si è... Però questa non la voglio perché c'è troppa crema. Troppa crema chantilly. Spacca. Aspetta che anche Zoe lo vuole. Lara, tu? Questa per me? Questa per me? Sì, tanto la pesca sta mangiando una torta sostanzialmente. Sì. A me piace. Perché mi vola tutto? A me piace, vuol dire che non è come ti aspettavi. Che è un dolce. Perché il profiterol dentro soppente tutta crema. Tutti insieme a Caio. Mi stavano facendo proprio qua davanti, talmente tanto vicino che si vedevano le luci. Quindi io ho paura per mezzanotte. Comunque è assurdo che per quanta polvere da sparo. C'è. No, sto dicendo una cavolata. Ci sta la nebbia. No, è una cavolata. Ho detto una cavolata? No. Sto dicendo vero? È per quello. Cioè, o forse c'è la nebbia. No. E per la allora, per quanti ne hanno fatti? Sì. Ok, per quanti ne hanno fatti? I petardi. No, lo so, però effettivamente mo lo inquadro è proprio tanto. È fumo, ok. Perché ne stanno, cioè calcolate che allora, a parte che sono giorni che li fanno e vabbè, sono dei giorni, ma pesanti, ci siamo guardati io e Ale. Che era stamattina, no, quando era? Sì, stamattina ci siamo guardati di già li fanno, ti ricordi? Sì. Eravamo a pranzo, credo, quindi, vabbè, sì, stavamo facendo i profiterol, sì, era a pranzo, quindi calcolate che da mo, aspettate, ve lo inquadro. Sì, praticamente sembra Silent Hill, cioè, a parte le lucine di casa che si vedono, però io se vi faccio così... Ho capito perché il sapore è diverso. Di che cosa? Del profiterol? Perché? L'impasto era mixato poco. È buono comunque quel profiterol. Si sente troppo buono. Sì, vabbè. Oddio. Però va bene, è buono. Oddio. Un grande classico. Ubriaca, mi sa che so... No, io questa la lascio. Perché stavo per cadere a mano. No, i bambini sono la bocca della verità. Non si dice a mamma, non si dice. Mamma ride perché era divertente, ma non si fa, non si dice. Grande classicone. Siamo tutti proprio sbracati, io e Lara sul divano. Ale sta lì. E c'è Zoe che sta giocando con la... E questo puntino che vedete qui che sta giocando con la... Ecco, vedete il figlio. Che bello, mo. E come al solito sono in ritardo questi due fascioni. Sì, sono in ritardo. Oddio, guarda, manca pochissimo. Aiuto. E dimmi quando è mezzanotte precisa. Oh, no, no, che si fa? Ok, 59. Dai, tieni. Dai. Loro sono in ritardo. Allora, sicuramente sentite il casino, però... Si vedono.
Siamo sotto controllo. Madonna, che casino, voglio vedere se di qua si vede qualcosa. I cani stanno tranquilli perché stanno con noi. No, non si vede niente. Cioè, mamma mia, raga, che stanno combinando? No, raga. Allora, stanno per fare le botte quelle grosse grosse, occhi ai bimbi. Occhi ai bimbi pelosi. Amore, amore. L'altra volta non faceva capire. No, ma dai. No, amore, non è niente, patata. Caio, tranquillo.